Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova player review, questa volta una player review speciale perché andiamo a parlare del grande Francesco Totti Classic International Man of the Match, questa carta che la EA ci ha regalato e per questo li devo veramente ringraziare, insieme ad altre carte straordinarie, questa carta che ha 92 di overall ed è semplicemente straordinaria. In questo momento state vedendo la schermata con le statistiche in game e devo dire che è stato veramente un'esperienza incredibile poter provare questa carta, che era molto simile, diciamo, hanno provato a ricopiare una carta di Totti che avevano fatto in FIFA 10, una carta che in qualche modo è più che altro anche un tributo a un campione che ha fatto la storia non solo degli europei, perché comunque ha partecipato a mi sembra solo due edizioni degli europei, una delle quali è finita molto male, la prima finita benissimo, nel senso che per le sue prestazioni ha guadagnato ovviamente questa carta, ma non ha vinto mai gli europei. Però possiamo dire che non ce ne frega altamente un cavolo, perché ci hanno fatto una carta semplicemente straordinaria che siamo in grado di provare adesso su FIFA 16. Allora, una carta che ha ottenuto un upgrade semplicemente pazzesco in velocità. Se vi ricordate, io ho sempre detto, soprattutto recensendo la sua versione IF, che non era realmente un problema la velocità in Totti IF o in Totti NIF, perché è talmente straordinario con i piedi che alla fine fa parlare quelli. Quindi figuriamoci una carta come questa, che presenta un 78 sulla carta appunto, ma soprattutto un 88 di accelerazione con uno stranissimo 69 di velocità scatto. Qui cosa è successo? Hanno aumentato di più 30 e passa entrambi i valori, che avevano già un grosso scarto. In effetti in velocità scatto non è proprio un fulmine di guerra, ma in accelerazione si sente molto questo 88 di accelerazione, ma alla fine nei ruoli in cui l'ho utilizzato io, quindi da COC, prevalentemente da COC, l'importante è che lui sappia smarcarsi creare lo spazio per gli avversari, per i compagni e per fare i passaggi. Poi ho provato qualche cost to cost, ho provato qualche scatto e in effetti riesce benissimo, quindi giocatore totalmente cambiato, migliorato da questo punto di vista. Poi abbiamo, per quanto riguarda il dribbling, dei miglioramenti sostanziali nel controllo palla, che era già altissimo a un 99, siamo arrivati proprio al limite, nei riflessi con 95, purtroppo l'agilità, anche se è 79, è l'unica cosa che non mi è piaciuta moltissimo, perché devo dire non è agilissimo, è un po' macchinoso. Purtroppo non ha 4 stelle skill, quindi utilizzerete L2, R2 o le stelle normali, cioè le abilità normali, ma vi risulterà un po' agile, poco agile come giocatore, nonostante il 79 di agilità. Per quanto riguarda il tiro, arriviamo insieme al passaggio al meglio del meglio di questo calciatore straordinario, perché abbiamo valori pazzeschi che non sto neanche qui a elencarvi, tutti sopra il 90, come il 93 di potenza tiro, ma io per quanto mi riguarda mi sono trovato bene con tutti i generi di tiri che lui realizza, anche se non ha una finalizzazione pazzesca sia sulla statistica di 85 sia in game, perché fa tanti tiri, ma molti di questi vengono parati dal portiere. Non so come mai abbia questa sfiga, diciamo, addosso, ma non è che segnerete sempre con lui, ma alla fine, come avete visto anche dalle statistiche iniziali, sono riuscito a fare più che un gol a partita, quindi alla fine state tranquilli che non vi deluderà da questo punto di vista. Ma la cosa più bella di questo calciatore incredibile, straordinario, di questa carta fantastica, sono i passaggi, perché è continua a essere l'unico con cui i passaggi L1 triangolo vengono bene, l'unico con cui con cui si possono inventare cose come questa, per esempio delle meraviglie incredibili per i vostri attaccanti. Per questo io vi consiglio di utilizzarlo come COC in un modulo con due attaccanti davanti, perché può servire con tutta la velocità, con tutta la facilità del mondo, due bocche di fuoco, non solo una. Se poi però lo volete utilizzare come COC normale, come COC singolo, diciamo, con un attaccante davanti, non è assolutamente un problema, perché anzi avrà anche più spazio per provare a tirare da fuori, dentro l'area, tirare a giro, tirare di potenza, tirare in tutti i modi. Semplicemente ragazzi, questa carta è fantastica, io non so più realmente cosa dire. Stavamo dicendo dei passaggi: 94 di visione, 94 di passaggi corti e 91 di passaggi lunghi. Per quanto riguarda il fisico, purtroppo quel problema che avevano le sue carte precedenti non è stato risolto, perché ha 58 ancora di resistenza, quindi verso il 75esimo, 78esimo comincerete a non vederlo più come
negli altri 78 minuti, ma siccome negli altri 78 minuti, 75 minuti prima, vi ha deciso la partita, perché vi assicuro che sarà così in tutte le divisioni, in tutte le partite, in tutti i tornei, è semplicemente devastante, in qualsiasi squadra l'ho provato, alla fine pazienza, magari se proprio non riuscite a tenere quel giocatore che ha poca stamina, tenete un COC di fiducia che avete in panchina e lo sostituite, ma non ne vale la pena, perché l'esperienza videoludica che vi fa fare questo calciatore è di un altro mondo, è straordinario. Mi viene da piangere, perché penso che l'anno prossimo ovviamente smetterà e sarà l'ultima volta che lo proverò su FIFA, non credo rifaranno queste carte. E quindi niente, sale un pochettino la tristezza. Quindi, per quanto riguarda il prezzo, invece, parliamo di prezzo per PlayStation 4, rimane al momento stabile sui 250.000 crediti. Io credo che da qui a giovedì venerdì scenda massimo di 50.000, si assesterà sui 200-190 se siete bravi a prenderlo, e credo che ne valga la pena di prenderlo a quel prezzo. Io lo prenderei anche ora, sinceramente, perché è un giocatore straordinario. Alla fine non è solo bello a vedersi, è anche molto molto concreto come calciatore, come carta, in particolare su foot, quindi ne vale assolutamente la pena. Ragazzi, vi preannuncio che non ci saranno pro e contro, perché sinceramente mi ero rotto un po' le palle di scrivere pro contro, pro tutti, voto 10, perché alla fine è quello. Quindi la player review finisce qui con le ultime immagini di Francesco Totti, International Man of the Match. Io vi raccomando di passare dai nostri social, ci vediamo presto, bella a tutti da Ben.